qualche vintage che vi consiglio e che ovviamente possiamo andare a cercare al posto di un moderno. Ad esempio, guardiamo questo Racheta. Questo è un orologio che costa davvero poco, lo vedremo in una recensione un po' più approfondita. È un dress watch d'altri tempi. Ragazzi, ha delle linee meravigliose, il quadrante praticamente è ginzato, ora vi metterò una foto, e dimensioni perfette per un dress watch. Costa pochissimo, si trova con 50-60 euro, poi calcolate sempre una piccola revisione, una controllata, quindi un orologio funzionante, controllato. Siamo intorno ai 100 euro, ma è un dress watch meccanico che si porta dietro tanta storia e tanta tradizione. Un altro esempio che vi posso fare è quest'altro Vostok. Questo è un Vostok vintage, sempre dress watch, fantastico. Questo è praticamente NOS e mi ha regalato grandissime soddisfazioni. Lo utilizzo, ma penso che lo regalerò alla mia ragazza in quanto piace davvero tanto anche a lei. Vi metterò una foto anche di questo qui in schermo. E anche questo è stato un affare, l'ho trovato su eBay alla modica cifra di 38-40 euro. Una piccola lucidata del plexi, una piccola pulitura con pasta IOS della cassa e l'orologio è diventato nuovo, quindi fantastico. E parlando di orologi carichi di storia, ovviamente non possiamo non citare i due gemelli, ovvero i due Stone Dial. Ovvero sono orologi di Racheta che venivano realizzati con dei quadranti in pietra e ovviamente le due pietre principali erano nefrite e diaspro. E ricordiamo che Racheta un tempo, prima di fare orologi, era una fabbrica che raffinava, che produceva pietre semipreziose, quindi questo orologio artigianale, questo piccolo capolavoro, secondo me non dovrebbe mancare nella collezione di un appassionato sia di russi ma che di orologi o di vintage in generale. L'altra tipologia di orologio che vi consiglio, sempre per quanto riguarda il vintage, facile da trovare, molto economico, il Poliot. Il Poliot Svegliarino è un orologio dal fascino intramontabile, molto interessante, facilissimi da reperire, a un prezzo generalmente si trovano facilmente sotto ai 50-60 euro, a volte qualcosina in più se sono ben fatti. E sono orologi che vi consiglio, molto belli, danno molte soddisfazioni. Mentre l'ultima tipologia, proprio giusto per chiudere in bellezza, è sempre un Racheta, in questo caso, è il Racheta Ore del Mondo. E vi vorrei mettere anche il Racheta Copernico, ma non vi vorrei riempire di Racheta, perché sono comunque orologi da tenere in collezione al di là del fatto che ci piacciono i russi. Sono modelli storici, hanno un design fantastico e ovviamente sono super interessanti. Lo so ragazzi, un video molto breve, ma era per completare un po' la prima parte del video in cui parlavo di vintage contro moderno. Ci tenevo a consigliarvi qualche orologio, diciamo, vintage alla portata di tutti per completezza. E comunque sia, tanto questi orologi li vedremo tutti quanti in una recensione più approfondita e li tratteremo per bene. Intanto vi ringrazio di aver visto anche questo video. Vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e al prossimo video di Jack Review. Ciao ragazzi!